Ciao ragazze, sono tornata. Allora, cosa dire? Sono mancata circa un mesetto dal mio canale, anche se vi ho seguito nei vostri tutorial, nei vostri video, non ho avuto tanto tempo, diciamo, per creare in questo periodo, sia per il lavoro che per altri impegni. Però vabbè, diciamo che adesso vorrei fare qualche mercatino, magari estivo, anche se in programma non ne ho ne ancora uno, e quindi ho fatto scorta di alcune cosette per fare nuove cose. Allora, questo video sarà molto veloce ed è solo per mostrarvi 3 o 4 cose che appunto ho fatto in questo mese. Allora, parto subito con l'anello, questo anello qua che si trovava allo schema in un giornale, adesso non ricordo bene quale, veramente diverso tempo fa, e vabbè, io l'ho voluto fare bianco-nero, appunto i miei colori preferiti. Mi è piaciuto molto realizzarlo, anche se pensavo che era un po' più semplice. Invece, vabbè, mi ha dato un po' più problemi nel chiuderlo, perché lo schema non era chiarissimo, secondo me almeno quello che avevo io, e quindi niente, insomma, ho dovuto un po' inventarmi la chiusura. Però detto questo, diciamo che sicuramente ne farò uno per il futuro mercatino, questo lo tengo per me. Queste mezze sfere le ho comprate in Svizzera. Io abito appunto proprio al confine e le ho pagate 10. Vediamo se lo trovo. Eccole qua. Allora, le ho pagate 10. Allora, sono da 20 mm. Ne ho pagate 10. 3 franchi e 30. Cioè, adesso io non so bene qui in Italia quanto possano costare. Secondo me le ho trovate veramente a un buon prezzo, perché le ho viste soltanto all'Hobby Show. No, scusate, non all'Hobby Show, l'ho visto a Bergamo Fiera, l'ultima edizione quando c'è stata, e se non sbaglio mi chiedevano 5 euro per 10 sferette. Invece qua 3 franchi e 30. Tenete presente che adesso non ricordo bene quanto è 1 euro, ma se non sbaglio è boh, non lo so. Comunque, secondo me sono state convenienti. Scusate, ma sono raffreddata, cioè raffreddata. Sono proprio ammalata, mi sto guarendo da un'influenza e ho ancora la tosse che mi perseguita. Allora, passiamo oltre. Ho fatto la mia prima gerbera ed ecco, l'ho fatta con questo bellissimo cabochon che ho ricevuto in regalo da Sabrina Cristalli in un acquisto, un piccolo acquisto che ho appunto fatto da lei. E niente, avevo queste daghe che avevo preso da Desideri di Cristallo e ho deciso di farla. Poi, visto i colori, ho messo una catena color oro. Veramente indossata fa veramente un figurone. Infatti adesso penso che ne comprerò altre di daghe, o da lei o da Perle & Co, anche perché devo fare un piccolo ordine e magari ne approfitto. E quindi vabbè, questa è la mia gerbera, la mia prima gerbera. E ne farò altre perché proprio mi è piaciuto. Poi vabbè, questo qua è proprio semplice, me l'hanno richiesto con questo cabochon che vabbè, i colori e con la videocamera e la luce si vedono ben poco. Questo bel verde e niente, hanno voluto soltanto un'incastonatura proprio semplice, semplice e niente. Quindi vabbè, ho fatto questo anellino, ho messo anellino, questa fascetta, ho messo questo anellino, ci ho messo questi Swarovski. Insomma, a me piace, anche se però, visto che era verde, avevo il problema su quale catena abbinarla, perché non mi piaceva col nero, non mi piaceva con un argento, non mi piaceva con nulla, finché ho trovato un buon compromesso, cioè mettere questa catena qua con i pallini, che
Ma dai, mi piace. E quindi niente, questo qua è il mio, la mia creazione. Poi avevo preso diverso tempo fa dalle gioie di Happyland degli schemi per gli Star Rivoli e l'Incas. Praticamente non ho combinato un tubo, se non che ho fatto soltanto lo Star Rivoli 2, se non erro, e l'ho fatto in questi colori, con questo cabochon e usando questi colori. Ma devo dire, mi piace davvero tanto. Io l'ho realizzato, pensavo che il ciondolo venisse un po' più grande, però sinceramente così da proporre non è male, insomma, potrebbe anche piacere ad una persona che magari non gradisce particolarmente dei ciondoli, come si può dire, vistosi, ecco. E quindi niente, quindi questo è il mio ciondolino. Poi faccio vedere tutt'altro genere, non con perle, perline, Miyuki, Delica, Daghe. Una collana che faccio sempre nei mercatini, va veramente tanto, ed è questa collana qua. Ecco, adesso come mettervela. Allora, beh, anche qua i colori non rispecchiano. Uso queste, diciamo, astine un po' curve, unite tra loro. Formo praticamente la lunghezza, della collana desiderata. Io faccio non proprio un girocollo, ma neanche troppo lungo, una via di mezzo. E poi ad ogni giuntura dei due anellini, tra un'astina ed un'altra, ci metto, diciamo, dei mezzi cristalli, delle perline. Queste qua, ad esempio, ho messo dei mezzi cristalli e delle perline dure che avevo preso da Hobby Perline quest'inverno. E niente, anche di questa qua ho realizzato questa qua, un colore sul viola, bianco, fucsia, viola, un po' più scuro. E ecco, io devo prendere un collo da casa per mostrarvi bene le collane, che perché adesso ne farò diverse per il mercatino, e se no sono un po' fregata a farvele vedere così, perché non si vede quanto possono essere carine. Insomma, aspettate che faccio così, vediamo, tentiamo, ma vediamo ragazze e ragazzi, perché io dico sempre ragazze, ma ci sono anche un sacco di uomini che hanno il nostro stesso hobby. Ecco, i colori, vabbè, ovviamente non rispecchiano, per niente, non si vede un tubo i colori. Però vabbè, diciamo che, ecco qua, vedete, capite un po' il colore che ho fatto. Sono delle collane che vedo che comunque le richiedono molto nei mercatini, quindi magari ho deciso di farvela vedere per darvi un'idea. Magari, che ne so, chi da proporre alle vostre amiche, ai vostri conoscenti, nei mercatini, insomma, non so, la mia era proprio un'idea, un condividere con voi un qualcosa che comunque a me chiedono tanto. Infatti, per il prossimo mercatino penso di farne anche una in un altro colore, sempre estiva, così almeno diciamo che bella luminosa. E niente, ragazzi, appunto, questo è tutto. Metto qua le mie poche e vergognose creazioni. Vergognose non perché non sono carine, però vabbè, perché ne ho fatte veramente poche in questo mese. Ho un sacco di cose, di idee, non di cose, di idee, e niente, devo soltanto avere il tempo per farle. Adesso prometto che i prossimi farò tanti video di creazioni, facciamo così. E niente, questo è il tutto. Vi mando un bacio. Ho già fatto 9 minuti di video e quindi penso che vi spariate. E ne farò più presto un altro. Uno che fa voglio fare un tutorial su un anello a fascione con gli Swarovski. E se riesco già domani lo giro, se no, appunto, i primi giorni di questa settimana che viene. E poi voglio mostrarvi degli acquisti che ho fatto in una mia gita a Roma, e indovinate dove? A Macca e a Pietra. Vabbè, adesso vi mando un bacio. Ciao ragazzi, alla prossima.